Missionari comboniani, vi do il benvenuto in questa, in questo posto che si chiama la Casa dei Bambini. E penso che tutti noi siamo, almeno io lo sono, sono molto curioso di sapere, di vedere questo film. Mi piace molto fin dall'inizio, dà l'idea di un'ambizione, di una portata, poi sale, scende, ma ti porta comunque in una dimensione filmica, non solo di sfruttamento del reale, che è un po' il pericolo con quasi tutto questo cinema, invece qua comunque è un reale mutato, cioè non c'è, ripeto, non c'è sfruttamento bieco della realtà. Allora, da basso. Questi paesi da accanto, una vita da accanto. Gli ho detto, scende 50 euro per due settimane, sono buono, vado. E niente, in questi soggiorni non è pagato fino a ora. Cioè, gli ho detto, e battiamo. Quando il regista mi ha parlato di questo progetto, mi è sembrato comunque, a parte mi era piaciuta la sceneggiatura, la storia, all'epoca non era ancora accaduta la strage quando aveva scritto questa storia, lo trovavo quasi in linea editoriale con quello che noi cercavamo di portare avanti, no? Come tematiche che riguardavano appunto storie di inclusione sociale, immigrazione, detenuti, tossicodipendenza. Perché questo? Sapeva cosa devo fare? Siete qua di malfunzione. C'est lui le connard. Ils sont tous des connards ici. Ben, nous allons t'arriver. Conoscendo Kader e Moses, che sono due ragazzi africani che ho conosciuto ormai diversi anni fa e che lavoravano, organizzavano feste nelle discoteche del litorale Domizio. E con Kader in particolare abbiamo buttato giù un primo abbozzo di storia, che poi diciamo nel tempo si è modificato ovviamente. Il più importante diciamo cambiamento è stato ovviamente la strage di Castel Volturno nel 2008. Penso che questo applauso sia anche un po' per... No. Thank you.